verosimili, sempre più osceni, storie spesso ispirate da droghe. Il famoso poeta Shelley fu visto qui con sua moglie Mary usare il laudano come tranquillante. Anche la figura sempre più esaltata di Lord Byron, probabilmente la figura più romantica della sua epoca, usava l'oppio, procurato dal suo giovane medico John Polidori, anche lui presente. Byron, che sarebbe poi morto lottando per l'indipendenza della Grecia, racconta la storia di un aristocratico membro di un'antica famiglia, i Denville, che muore in Turchia ma rinasce dalla morte. E dalla fantasia di Mary Shelley nacque questa figura. Mostri creati dalla letteratura nelle storie dell'orrore. Il golem della mitologia ebraica che nasce dalla Creta. Il mostro di Frankenstein. E Dracula. Tutte queste storie hanno un tema in comune, che ossessionava le persone 200 anni fa come le ossessiona ai giorni nostri. La paura della morte e la ricerca dell'immortalità. E di tutte queste storie, due sono nate su questo tavolo. L'aristocratica creatura nata dalla mente di Lord Byron, presto dimenticata, ma fu inaspettatamente riesumata dal giovane medico di Byron, Polidori, che senza autorizzazione aveva riscritto e abbellito il libro intitolato anonimamente Il Vampiro. Byron è furioso, anche se Polidori dipinge il suo vampiro, Lord Ruthven. Ecco il padrone. Come frequentatore delle sale di un castello scozzese, kilt compreso. Dov'è la mia sposa? Sono qui, mio signore. È chiaro a tutti che lui l'intende come una parodia di Byron stesso. E ad essere onesti, il personaggio ha alcune caratteristiche di Byron. Per qualche tempo vive in un'abbazia in parte diroccata, veste solo in nero, mangia pressoché niente per mantenersi magro, beve l'aceto per far impallidire il suo volto e ha un potere eccezionale sulle donne e i giovanotti. Il vampiro aristocratico è presentato veramente bene, con le migliori credenziali possibili, soave, elegante nel suo mantello da opera e tutto il resto. Ed è questa probabilmente l'immagine che ossessiona Bram Stoker nei suoi incubi. Indietro vi ordino, quest'uomo appartiene a me! Il Dracula di Bram Stoker, come le prime creature quali Ruthven o Varney il Vampiro di Thomas Prescott Press, pubblicato su una rivista in fascicoli settimanali, sono tutti prodotti della fantasia. Ma le altre storie di vampiri hanno una base diversa. Nascono da personaggi reali, tanto perversi e sadici come quelli della creazione letteraria. Gilles de Rais, maresciallo di Francia e comandante di un esercito, si dice che abbia trucidato 200 giovanetti. Lui era uno dei più grandi assassini seriali di tutti i tempi, come Elizabeth Bathory, che era cattivissima. Ingrid Pitt, l'attrice che ridà vita alla mostruosa contessa ungherese Elizabeth Bathory, che alcuni chiamano Contessa Dracula. Mirror on the wall. Who is the most terrifying of them all? Look at me. Una contessa che si bagna nel sangue per conservare la gioventù e la bellezza. Siamo nel 1600. Per anni la contessa Elizabeth Bathory nasconde la mostruosa realtà dietro un volto fresco che ha visto centinaia di ragazze uccise per il loro sangue. Le ragazze venivano portate al suo castello dalle madri. Volevano che avessero un lavoro sicuro e che stessero al caldo, perché c'era la guerra in quel periodo. I turchi attaccavano continuamente il loro territorio. Non avevano idea di quello che stavano facendo. Stavano portando le loro figlie a quel demonio, a quell'assassina. Lei le metteva in una gabbia di ferro, piena di punte all'interno.
Poi faceva innalzare la gabbia fino al soffitto. A quel punto le sue serve più fedeli torturavano le ragazze con delle torce e le fanciulle si ferivano sulle punte. Il sangue delle poverette colava su di lei e lei faceva cose sessualmente scellerate. Le dava tale piacere che teneva il sangue su di sé e andava a letto così. E il sangue cominciava a puzzare, e il letto cominciava a puzzare. E lei lo faceva ancora, e ancora, e ancora. Si dice che abbia ucciso 650 giovanette. La Bathory non sarà mai accusata di essere un vampiro, e nemmeno De Re. Ma le poche informazioni che sfuggono toccano paure antiche, di individui demoniaci succhiatori di sangue. Paure vecchie come il mondo. Se c'è un vampiro reale, è questo, e questo solamente. Il pipistrello.